Salve a tutti, quest'oggi abbiamo l'onore di intrattenere un'intervista con il noto cantante rapper DJ Elia. Sera. Dunque, lei è all'inizio della carriera e il suo singolo è già in cima alle classifiche. Come ce lo spiega? Ma guarda, ti dico, io c'è comunque, per me, secondo me, è sempre meglio stare singolo. Cioè, ti dico, il mio periodo. Stai singolo, stai meglio perché comunque cioè, ti trovi comunque situazioni che magari dici non ti vuoi sistemare, non ti vuoi impegnare. Magari io la penso così, poi frate dimmi tutto quello che vuoi, magari non ti piace quel mio pensiero, il mio stile di vita, ma vedo così che sei singolo adesso in questo periodo dell'età, in questo uscita di teenagers, cioè in queste cose sto singolo, sto meglio. Sto bene, sto me stesso sempre, perché devi essere sempre te stesso, ricordatelo. No, dicevo il singolo. Dan. Grazie, frate. Ma non bravo, beh, il brano. Che brano? Come? La canzone. Alla track. Dillo prima, no? Tutto bene, adesso stiamo andando in production, stiamo andando bene, tutto nella norma easy. Niente, ci tenevo adesso magari a salutare i miei fans, potevo. Bella raga, io fans, miei, seguitemi sempre sul mio channel anche. Benissimo, tu sei diventato famoso grazie alle tue improvvisazioni rapper, no? Giusto? E dunque, se magari ci fai sentire qualcosa così, giusto per noi, live. Ma proprio così underground? Ci sto, fra. Allora, aspetta un attimo che calo. Base non è. Se, io. Ok. Mi ricordo quando andavo tutto in strada, quelle cose che facevo, tu non eri mica Natale in contrada, ma poi pure se tu vai in quel posto, maledettamente sei bella quanto il cielo d'agosto, mamma, che cos'è questo? Oddio, che cos'è? Non lo so, forse ho bisogno di te, forse quando faccio prendere, non sono mica, mica frate, mica figli, Gesù. Piaciuto? Bella, 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 tante rime, complimenti. Senti, un'ultima domanda, cosa fai nella vita oltre, diciamo, la musica? Ma io bevo, fumo, bevo, fumo. Fumo bevendo. Fumo e profumo. Sì. Ok. Qui tutto, DJ Elia.